Quella per l'eleganza classica è spesso una passione travolgente, al punto che alcune volte ci spinge a fare degli acquisti un po' avventati. In questa puntata allora voglio dare dei consigli per chi è all'inizio di questa passione, per chi cioè sta costruendo il suo primo guardaroba elegante. Vi svelerò in particolare quelle camicie che dovreste evitare di acquistare, almeno all'inizio. Tutto questo tra poco dopo la sigla. Chi mi segue su Instagram lo sa che io spesso faccio uso, se non addirittura vero e proprio abuso, di colletti ricercati, di colletti molto particolari come il tab collar, l'appuntato, il londinese, il cutaway. Sono colletti belli, in alcuni casi bellissimi, ma sono molto molto impegnativi e soprattutto pochissimo o per niente versatili. Non fate quindi l'errore di acquistare come prima camicia una che abbia un colletto simile. Finirete per non usarla quasi mai. All'inizio, mi raccomando, privilegiate colletti all'italiana o alla francese o una qualsiasi via di mezzo. Sono versatilissimi e adattabili tanto in contesti formali quanto in contesti informali. Nei polsini, la massima raffinatezza si raggiunge con i polsini cosiddetti alla francese, cioè doppi per gemelli, vieppiù se in contrasto con il resto della camicia. Ma anche in questo caso si tratta di una soluzione estremamente impegnativa e quindi poco per niente versatile. Non c'è dubbio che come prime camicie dovreste acquistare quelle con i bottoni, perché sono quelle più versatili. Vedete, una camicia con bottoni, sì, è vero, sicuramente è meno raffinata di una camicia con i gemelli, ma è comunque versatilissima, si può utilizzare anche questa, tanto in contesti informali quanto anche in contesti formali, anche di un certo impegno, di un certo rilievo. Poi, quando avrete costruito il vostro guardaroba di camicie base, potrete iniziare a divertirvi anche con queste camicie. Per quanto riguarda la geometria del polsino, a mio parere, per una coerenza geometrica con le vele del colletto, che se non è un colletto londinese, quindi stondato, avrà le vele quindi quadrangolari, anche il polsino dovrebbe essere, secondo me, smussato e non stondato. Ma questo è una questione di gusti. Per quanto riguarda le camicie, l'eleganza classica, salvo rare eccezioni, prevede fondamentalmente tre differenti tipologie di geometrie: la tinta unita, le righe e i quadretti. Fate quindi in modo che nel vostro guardaroba ci sia sempre almeno una camicia per ognuna di queste tre categorie. Quelle a tinta unita le utilizzerete prevalentemente in contesti formali o semiformali, quelle a righe le utilizzerete in contesti semiformali e informali e infine quelle a quadretti le utilizzerete in contesti francamente sportivi. Evitate quindi almeno per il momento fantasie più elaborate, più ricercate, più impegnative. La camicia, al contrario della cravatta o della pochette, non può e non deve essere sgargiante. Evitate dunque colori troppo accesi o troppo carichi e, al contrario, prediligete le tonalità più tenui. I colori che vi consiglio per iniziare sono, indubbiamente il bianco, che utilizzerete la sera e nei contesti formali e semiformali. Non può, in questo caso, quindi mancare una camicia in tinta unita bianca, è un caposaldo fondamentale dell'eleganza classica. Secondo colore che non può mancare è l'azzurro, soprattutto nelle varianti a righe. Ricordatevi a tal proposito che più sottili sono le righe e più la camicia si ritiene sobria e versatile. Al contrario, più spesse sono le righe e più la camicia è esuberante e informale. Bianco e azzurro non sono ovviamente gli unici colori ammissibili.
ce ne sono altri, tra questi anche il rosa o il salmone, purché in tonalità molto tenui, soprattutto anche in questo caso nelle varianti a righe. Infine, per quanto riguarda le camicie a quadretti, beh, queste rendono meglio se sono multicolore, come ad esempio i motivi Tattersall. Queste, in ragione proprio della sua natura prettamente sportiva, possono presentare linee di colore verde, marrone, porpora, che si possono combinare anche su uno sfondo chiaro, giallastro o ocra. L'applicazione delle iniziali o cifre, come si chiamano, beh, non solo è consentita dall'eleganza classica, ma non dico che sia auspicabile, ma quasi, perché è legata ad un'antica tradizione. Quindi vanno bene le iniziali sulla camicia, ma fate attenzione che queste siano poco vistose, poco esibite. Quindi evitate accuratamente di porle sul polsino e men che meno sul colletto. La posizione ideale per le cifre è quella canonica, cioè sul basso ventre a sinistra, in modo tale che, semplicemente chiudendo la giacca, si possa discretamente occultare. Bene, queste sono le mie indicazioni per costruire un primo guardaroba elegante ma versatile. Nulla vieta ovviamente che con il tempo, quando la passione prende più piede, siete più esperti e soprattutto avete un guardaroba più capiente, potete iniziare a dilettarvi anche con delle ricercatezze, insomma, un po' più esuberanti. Come ultima indicazione voglio ricordarvi che, se le vostre finanze ovviamente lo permettano, la soluzione migliore è sempre quella di prediligere il su misura rispetto al prêt-à-porter, soprattutto se avete una conformazione fisica poco standard, perché non troverete mai una camicia che vi veste perfettamente. A tal proposito vi ricordo che chi è iscritto a questo canale, chi segue Douglas Mortimer, può sfruttare due straordinarie convenzioni, anzi in realtà tre straordinarie convenzioni, con apposta il codice promozionale è APDouglas15, che vi dà uno sconto del 15% su tutto il catalogo, e se no ci sono anche gli sconti con lanieri Douglas camicia 15, 15% per ogni camicia con tessuto però a partire da 125 euro, oppure c'è anche la promozione di Persichini. Comunque in descrizione trovate tutti i dettagli e tutti i link del caso. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questa puntata e, come sempre, se vi va, noi ci vediamo nelle prossime. Ciao, a presto.